E bella a tutti ragazzi, oggi cucina con Ciccio, magari. Così, lasciamo stare. Allora, oggi siamo nella cucina con Mattmix. Allora, oggi faremo la carbonara, ragazzi. Allora, io non spengo queste luci, che sennò, ragazzi, arriva una forza che veramente non possiamo fare niente. Allora, cosa ci serve? Allora, intanto andiamo a prendere la bilancia perché dobbiamo la bilancia, ragazzi, rigorosamente buona. Ok, andiamo a prenderla, ragazzi, per con calma far vedere tutti gli ingredienti. Allora, dobbiamo mettere, quando mettiamo capo 250 180 grammi, vabbè, facciamo 200, ragazzi, arrotondiamo. 180, ho detto il capo, allora. 100. Allora, io prendo il pacco, ragazzi, che sennò poi faccio. Ok, 184, ragazzi, abbiamo fatto giusto con un pacco. Allora, poi abbiamo la pasta, quindi adesso piano piano l'andremo a buttare. Poi, allora, la bilancia la possiamo mettere sopra. Poi, ovviamente, poi dobbiamo andare a creare la carbo crema, ragazzi. Mi sembra più che ovvio. E allora dobbiamo prendere 3 uova, ragazzi. Raccomando, solo il tuorlo e la legge della carbonara. Allora, aspetta. Adesso, ragazzi, vogliamo queste cose. Ragazzi, ci vuole la massima delicatezza. Perché se cade qualcosa, veramente, cavoli. Per me, non per voi, ragazzi. Allora, prendiamo questo. Ah, ovviamente un uovo intero, ragazzi, perché un pochino ci vuole di albume, ragazzi, no. Non sono proprio uno chef, quindi può capitare. Allora, poi, secondo. Ok, qui noi con tutta calma apriamo. Incredibile, ragazzi. Olè. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Secondo fatto. Terzo. Aspettate, raga. Ok. Buttiamo il tuorlo e abbiamo sistemato. Intanto, ragazzi, andiamo a buttare queste uova, che sennò poi è un macello. Voilà. Poi cosa ci va nella carbocrema? Ci vuole il parmigiano. Noi a casa non mangiamo il pecorino perché non piace, non ci gusta. Allora, poi ci muniamo di un buon cucchiaio, anzi prendiamo quello grande che almeno poi mi serve pure. Allora, prendiamo e ce ne buttiamo il giusto, che se no poi viene troppo, perché poi, raga, io mi ce lo metto poi pure sopra, quindi ok, va bene. Allora, quindi questo è a posto. Ma poi che ci vuole più? Ah, ecco, ci vuole pure un po' di pepe nero, perché, ragazzi, il pepe nero serve, che se no il pepe nero, ragazzi, un secondo perché lo trovo. Ah, eccolo qui, era un pochino nascosto. Allora, devo trovare. Ok, prendo questo. 1, 2, 3. Olè. Mettiamo la pasta, ci suggeriscono dalla regia. Allora, come la devo mettere? Allora, la pasta. Qui non voglio fare nessuna cosa perché sennò qui. Così? Oh,
raga, manca Masterchef, non ste cose, raga. Non mi sono manco schizzato con l'acqua bollente, quindi già questo è un grandissimo passo. Allora, quindi facciamo così. Ecco, e la pasta l'abbiamo sistemata. Ora andiamo con una forcina. Con una forchetta, ragazzi, ritorno italiano. E la andiamo a miscelare, ragazzi. Io onestamente, raga, non la so fare molto densa, però ovviamente la arbocrema non deve essere né troppo liquida e né troppo densa. Deve uscire una buona cremina. Quindi ora sto andando, aspetta, raga. Chissà ci proviamo. Allora, chissà vedete. Ok, qui mi sa che vedete un po' tutto. Allora, okay. Guardate qui. Misceliamo per bene, ragazzi. Andiamo a fare un passaggio. Allora, ora vi faccio vedere. Ma praticamente devo fare così. Non lo posso vedere, ragazzi, perché non sono molto disposti gli strumenti. Quindi andiamo e misceliamo almeno per un po'. Facciamo almeno 5 minuti. Facciamo 5 minuti. Che poi, ragazzi, passiamo al guanciale. Che io per ragioni di tempo ho già tagliato a cubetti. E ancora lo devo mettere a riscaldare. Anzi, nel frattempo, raga, ve lo faccio vedere. Nel frattempo, guardate qui. E qui il guanciale. E noi, aspettate, lo andiamo a far friggere. Cottura minima, mi ha insegnato mia madre. Perché è lei che cucina, quindi lei che io. Credo sia chiaro. Allora, quindi ora andiamo ancora a fare il nostro carbocrema. Per quanto, ragazzi, il guanciale non deve essere né troppo abbrustolito né troppo crudo. Una via di mezzo. Però un pochino più croccantino, raga. Meglio un po' più croccantino che più crudo. Perché almeno così, raga, si sente. Poi si sceglie poi un pochino di grasso, raga. Dove voi poi ci mettete la pasta per farla diventare più unta. Però se volete farla light, poi cercate altri video. Però questo dobbiamo farla più grassa possibile. Allora. Tanto si sta friggendo il guanciale, raga. Poi tra poco lo sposto un po'. Allora. Ok. Wow, ragazzi, incredibile, guardate, è incredibile. Ok, ci consiglia dalla regia di mettersela alla pasta, ragazzi, e noi andiamo a mettersela poco, quanto basta. Questo è zucchero. Sai, meno male, che sennò facciamo la pasta zuccherata. Allora, prendiamo un ciuffettino di sale e ce lo mettiamo. Voi ovviamente non vedete. Olè, yeah. Ok. La pasta, ragazzi, per il momento è buona. Continuiamo per un altro minuto, raga, a fare questa carbocrema. Che già mi sembra ottima, proprio incredibile. E poi controlliamo un pochino il guanciale. E poi soggiungo pure un pochino la pasta, raga, perché se è cruda ancora non la possiamo mangiare. Perché ci mangia la pasta cruda, raga. Allora. Tanto sembra che sia venuta abbastanza buona. Non è densa, non è neanche troppo liquida. Però un altro po' devo miscelare. Facciamo per altri 20 secondi. Poi, ragazzi, sotto nei commenti ditemi poi voi la ricetta come se la fate diversa un po' dalla mia, se magari ci mettete la pancetta per ragioni di tempo alcune volte. Devo dire, la prima volta che gli avevo chiesto a mia madre di farmi la carbonara, pure lei utilizzava la pancetta. Io le dicevo, guarda che ci vuole il guanciale, lei non ne voleva sapere. Però, raga, alla fine la pancetta non è tanto un grosso errore. Ovviamente, raga, spero per voi che vostra madre non vi ci metta la panna, perché sennò poi quello lì scende Dio e gli dice proprio che ha sbagliato la vita.
non ho capito niente proprio della vita. Però fin quando si tratta di guanciale, pancetta, si può pure un pochino sorvolare. Io ovviamente guanciale, ragazzi. Ok, allora, carbocrema preparata. Ecco qui. Il guanciale sta friggendo in una maniera incredibile. Ragazzi, guardate che guanciale incredibile a me. Olè. Allora, proviamo un po' la pasta. Con forchetta di acciaio, va bene? Sì? Ok. Quella di legno è meglio. Eh? Quella di legno è meglio. No, quella di legno è meglio. E quella proprio con quella di legno. No, non ce la faccio quella di legno. Vabbè. Allora, raga, provo a prenderla un po'. Ok. Raga, ho paura un po'. Guardate qui, ragazzi, la pasta. Ah, per altri 5 minuti, raga, dobbiamo fare stare, perché è ancora molto cruda, quindi ancora pure 10 minuti. Tanto, ragazzi, noi nel mentre la carbocrema l'abbiamo fatta, magari gli diamo un'altra passatina. Il guanciale, ragazzi, mo ve lo faccio vedere. Aspettate, ragazzi, che devo portare perché sta caricando. Guardate, ragazzi, come sta friggendo. Aspettate, eccoli. Magari ora gli do una passatina e l'acqua. E sì, la pasta sta bollendo. Guardate un po', ragazzi, incredibile. Proprio ricetta carbonaccia. Proprio non cambiamo niente. Allora, mettiamo qui. Ovviamente, ragazzi, le cose le faccio solo d'estate, magari la cucinare io, perché a scuola poi devo studiare, cioè studiare per dire, studio sempre tardi. Soprattutto magari la domenica, perché poi mio padre poi lavora, quindi. Poi, diciamo, in cucina non sono uno che, cioè, mangio di tutto, tranne vende qualche cosa. Però non mi può, cioè, i miei genitori non si possono lamentare. Allora, però, andando, ragazzi, sì, vabbè. Vabbè, ragazzi, scolare la pasta al capo lo passiamo, che sennò poi al capo la vedo? No, al capo non la vedo. Tanto, ragazzi, il guanciale è fatto che è una meraviglia, cioè è proprio incredibile. No, ancora crudo un po'. Provalo. Cioè, si sente, sembra che è crudo. Ok. Com'è? Non è crudo ancora. Eh? Raga, vedete, 5 minuti, eh. Vedete il rumorino, raga, guardate. Ecco, raga, guardate, cioè che potenza di cuoco, raga, vedete. Ok, io andando, ragazzi, sto un pochino per non farlo attaccare, il guanciale. Ok, mettiamo a bassa fiamma. Posso chiudere il guanciale? Ok, ragazzi, chiudiamo. Ok, il guanciale, ragazzi, è pronto. Voilà. Lascio un po' di acqua di cottura, no? Un po'. Aspettiamo. E ora mettiamo la pasta. Sì, sì, non ti vedono. Olè!
E mo ragazzi, ci mettiamo pure la carbocrema. Aspettate. Olè. Tiè ragazzi, tiè. Ora, faccio vedere, esci capo, 2 secondi che devo filmare. Allora, guardate, 2 secondi, che capolavoro. Tiè. Tiè. E metti un altro po' di formaggio, come ho detto, raga. E noi ascoltiamo, perché sennò non viene buona la carbonara. Un altro po'? Girala subito, Gira? Comunque? Ma girala da sotto a sotto, aspetta, puoi chiudere il video che te la gira mano. No, non lo chiudo, Ragazzi, faccio fare a capo questo mestiere che io non sono molto provetta. Sta mescolando tutta la pasta, raga. E poi vi faccio vedere l'imbiattamento. Poi l'imbiattamento. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, potete capire. Prendi un altro po' di pepe nero. Un altro po' di pepe nero.